decisione del governo di mettere fine entro 4 anni al finanziamento pubblico della politica segna una svolta dopo un anno di tempesta perfetta sui partiti e sull'uso fatto dei fondi a loro destinati. Nel mirino anche della magistratura rimangono i consigli regionali costati nel solo 2012, secondo l'economista Roberto Perotti, 1 miliardo di euro. Ieri l'avevamo vista mentre usciva in manette dalla sua casa in provincia di Trapani con uno sguardo di sfida. Patrizia Messina Denaro, sorella del boss della mafia trapanese Matteo, è stata seguita per anni dagli investigatori. Nelle immagini diffuse oggi, il pianto della donna durante un colloquio in carcere con il marito. Un corno rosso alto quasi 15 metri ha provocato accese polemiche in Campania. Il motivo è che quel corno anti-Iella è stato issato davanti alla reggia di Caserta, immediate le proteste dell'UNESCO, che ha minacciato di cancellare la reggia dalla lista dei tesori protetti. Disappunto anche al Ministero dei Beni Culturali, ma il sindaco di Caserta resiste e si dice soddisfatto del clamore suscitato dall'opera. Il pilota motociclista Jorge Lorenzo al centro di una raffica di critiche in Spagna per aver mostrato in tutti i particolari gli interni della sua lussuosissima villa in provincia di Barcellona. Le immagini, girate tra piscine, idromassaggi e palestre private, hanno innescato una reazione a catena tra gli indignati spagnoli. Buon pomeriggio a tutti voi e benvenuti al TG Cronache. Allora, come anticipato nel TG, torneremo a parlare del finanziamento, dell'abolizione del finanziamento pubblico ai partiti, ma adesso apriamo con una notizia che riguarda invece il degrado, lo stato di degrado delle bellezze, dei monumenti, dei siti, patrimonio dell'UNESCO del nostro paese, spesso costretti a condizioni di degrado, a stati di degrado e di abbandono. È il caso per esempio degli scavi archeologici di Pompei e di ieri la notizia dell'ennesimo micro crollo, un frammento di succo colorato si è distaccato dal muro di una domus. Dunque il caso degli scavi di Pompei e anche il caso quello del stato di degrado della reggia di Caserta, ma adesso la reggia di Caserta è al centro di un'altra polemica, una polemica che divide i cittadini e che divide anche i critici d'arte. Perché? Perché una installazione è stata messa proprio davanti all'ingresso della reggia, una installazione provocatoria che appunto sta dividendo la città. Vediamo. Ci mancava solo il corno nella reggia di Caserta. Lo storico monumento, già finito al centro di infuocate polemiche per il degrado e l'abbandono in cui versa. L'opera dell'artista Lello Esposito, costata 70.000 euro, fa irritare anche l'UNESCO. Il presidente Giovanni Puglisi interviene duramente. Quel corno rosso davanti alla reggia lascia esterrefatti, una mazzata alla rappresentatività del paese. Gli fa eco il direttore generale del ministro per i beni culturali Antonio Pasqua Recchia, che chiama al telefono il sindaco. Lo tolga subito, la piazza è nostra. Niente da fare, il primo cittadino di Caserta, Pio Del Gadio, non vuole saperne e spiega: sono soddisfatto del clamore che si sta creando attorno al corno, come dire, un modo per parlare della reggia di Caserta e accendere i riflettori su un bene culturale che necessita di interventi urgenti. Su tutte le furie anche la sovrintendenza, che ha chiesto l'immediata rimozione di quella installazione alta 15 metri che sta facendo discutere uomini delle istituzioni, critici d'arte e persino antropologi, che interpretano quest'opera piazzata nel bel mezzo del cortile antistante la reggia come una grossa provocazione. Anche i turisti, circa 500.000 in un anno, restano delusi dalla mancanza di manutenzione. Basta un giro nella reggia per trovare transenne ovunque a causa dei continui crolli. Pezzi di marmo staccati dalla facciata, zone interdette, macchine e motorini parcheggiati all'interno dell'edificio. Una situazione di degrado che richiama subito alla mente quella degli scavi di Pompei, l'altro sito patrimonio dell'UNESCO dove i segni del degrado sono evidenti per quelle opere di restauro iniziate e mai ultimate nei tempi previsti. I clamorosi crolli, come quello della Domus dei Gladiatori, e i quotidiani piccoli cedimenti di muri e pezzi di intonaco. Ma c'è un nuovo corso a Pompei. A mettere un po' di urto ci dovrà pensare la nuova figura prevista per legge, un direttore generale che è stato nominato pochi giorni fa. I riflettori sono ora puntati quindi su quella che sarà l'attività del generale dei carabinieri Giovanni Nistri, già alla guida del comando carabinieri tutela patrimonio culturale dal 2007 al 2010.
che in qualità di nuovo direttore lavorerà con l'impegno di mettere in sicurezza e riqualificare uno dei siti archeologici più importanti del mondo, insieme agli enti locali, le associazioni, le università e il gruppo di lavoro per la legalità e la sicurezza del progetto Pompei e per trasformare l'area in uno dei poli di attrazione di punta del turismo italiano. Adesso i soldi ci sono, bisogna solo partire, ha detto il ministro Brai, e un generale dei carabinieri al comando degli scavi archeologici servirà anche ad impedire infiltrazioni della camorra, che potrebbe allungare le mani su quei 105 milioni di euro stanziati per la messa in sicurezza del sito archeologico. E c'è un mercato che prende sempre più piede nel nostro paese, il mercato delle droghe sintetiche. Sono sostanze molto pericolose, diffuse soprattutto tra i giovanissimi, che sono anche molto facili da acquistare perché si comprano su internet. Allora, vediamo di capire di che droghe si tratta e quali sono i danni provocati. Le chiamano smart drugs. Sono sostanze come l'estasi e la chetamina, sintetizzate in laboratorio, pericolosissime per i loro effetti imprevedibili. Secondo il Dipartimento Politiche Antidroga di Palazzo Chigi, in Lombardia il 23% dei giovani tra i 15 e i 19 anni fa uso di queste sostanze, contro una media nazionale del 26%. Queste sono tutte sostanze di sintesi che arrivano per lo più da laboratori, piccoli laboratori o grandi laboratori, dipende, asiatici. I cannabinoidi sintetici hanno attività simile a quella dei cannabinoidi, ma sono strutturalmente molto diverse, sono molecole diverse, dotate di notevole tossicità, dotate di notevole potenza, dotate di notevole durata d'azione. Droghe sintetiche che stanno soppiantando quelle tradizionali come cocaina ed eroina e la cui varietà è cresciuta a dismisura. Il rapporto mondiale sulle droghe presentato a giugno scorso dall'ONU parla di 211.000 persone uccise dal consumo di stupefacenti nel 2011, per lo più giovanissimi. In Italia casi di cronaca del genere sono frequenti. Ma i danni principali possono essere a livello cardiovascolare o a livello epatico o anche a livello mentale. Sostanze che si affermano sul mercato per facilità di produzione in laboratori clandestini si possono acquistare facilmente e a basso costo, meno della metà rispetto alla cocaina classica. Cambia anche lo spacciatore di quartiere, che adesso diventa il web. Si paga con carta di credito e arriva tutto a casa, imbustato con Corriere Espresso. Siti come questi ce ne sono migliaia in rete, reperibili in ogni angolo del mondo, studiati per sembrare accattivanti, con foto di professionisti che sorridono e si danno la mano e la pubblicità di altri prodotti che distolgono l'attenzione da ciò che in effetti vendono. Sono le nuove droghe 2.0 che si nascondono dietro tisane, funghi, fiori, persino nelle ricariche dei deodoranti per casa. Sono stati identificati circa 450 siti e pagine web che pubblicizzavano droghe, quindi attraverso anche l'aiuto dei NAS abbiamo chiuso tutti questi siti, circa il 93% sono stati chiusi. Oltre a questo sono stati identificati 120 stati illegali, dislocati soprattutto al nord e al centro dell'Italia, in cui è stato possibile intervenire precocemente e evitare la loro realizzazione nel 50% dei casi. Sono i tanti rave party sparsi per l'Italia, tanto a nord quanto a sud. È qui che diverse organizzazioni che vengono da paesi come Germania, Svizzera e Spagna sondano i giovani e diffondono le nuove sostanze. Un mercato in costante crescita e che ha gioco facile, a partire dalla percezione che il pericolo sia minore. Ma comprare droga vuol dire anche finanziare le mafie. A ottobre scorso un'inchiesta ha portato a 71 arresti in Italia, Albania, Bosnia e Kosovo. La mafia albanese risulta specializzata nel traffico di eroina in diverse regioni italiane e paesi europei. Una rete internazionale di cui fa parte anche l'andrangheta italiana e i clan montenegrini della droga. Ma l'ONU segnala che accanto ai gruppi criminali balcani e allo sbocco in Medio Oriente attraverso l'Iraq stanno nascendo realtà alternative. L'Africa sta emergendo come area strategica per il narcotraffico. Una nuova via passa adesso a sud dell'Afghanistan, nei porti iraniani e pakistani, e raggiunge i mercati europei attraverso quelli africani. Allora, come vi ho anticipato in apertura del giornale, la notizia dell'abolizione del finanziamento pubblico ai partiti decisa dal governo ha spiazzato tutti. È un passo avanti che va nella direzione giusta dopo uno stallo durato anni. Dunque, per attendere il taglio totale bisognerà aspettare il 2017. Quello che già si può fare adesso è calcolare le migliaia di euro di soldi pubblici finiti nelle casse dei partiti. Calcoli che ha già fatto l'economista Roberto Perotti, professore della Bocconi di Milano.
Abolito il finanziamento pubblico ai partiti, c'è chi comincia a fare i conti. Per capire quanto risparmierà lo Stato con il decreto approvato ieri dal Consiglio dei Ministri e che entrerà a regime un pezzetto alla volta per arrivare a cancellare completamente i rimborsi a partire dal 2017. Chi conosce le cifre è l'economista Roberto Perotti, professore all'Università Bocconi. Matteo Renzi, Pippo Civati e i parlamentari a 5 Stelle da settimane si contendono i suoi studi perché Perotti sa come orientarsi nei labirinti contabili delle amministrazioni e sta lavorando a un catalogo degli sprechi. E allora, quanto denaro pubblico negli ultimi 5 anni è finito in cassa ai partiti? La cifra totale degli ultimi 5 anni è di 1 miliardo e circa 300 milioni. La media dei rimborsi ai partiti degli ultimi 5 anni è di circa 250 milioni per anno. Ad anno in anno, perché i rimborsi vengono fatti sull'arco di 5 anni, delle rate per 5 anni per ogni elezione regionale, nazionale e delle europee. La volontà di abolire il finanziamento pubblico era già stata espressa con un referendum il 18 aprile del 1993. A giudicare dal successo di Grillo e dai movimenti di piazza, da allora il sentimento non è cambiato. Eppure il decreto di ieri non fa tutti contenti. Ad esempio Antonio Di Pietro, presidente dell'Italia dei Valori, ha parlato addirittura di tangente legalizzata. Perplessità anche da SEL, perché la dipendenza dei partiti da finanziamenti privati, questa è in sintesi la critica, rischierebbe di consegnare la democrazia nelle mani di pochi facoltosi. Che la democrazia per funzionare aveva bisogno di partiti, e questo siamo tutti d'accordo, e che i partiti per funzionare avevano bisogno di un po' di soldi è una scusa che andava bene nel 1950. Adesso c'è internet, ci sono tanti modi per raccogliere soldi, i partiti chiaramente hanno avuto troppi soldi, organizzano convegni che non servono a nessuno, la democrazia non morirà perché viene abolito il finanziamento pubblico dei partiti. La legge comunque dispone un tetto massimo di 300.000 euro alle donazioni dei privati, che scende a 200.000 per le aziende. Ma su questo esistono ancora dei punti da chiarire. Non mi è chiaro se, per esempio, sempre per fare un esempio concreto, Berlusconi finanzia 1.000 circoli di Forza Silvio con 1 milione ciascuno, se questo cade sotto, è facilmente verificabile sotto, sotto il nuovo decreto. No? Dei circoli che si ispirano a un partito ma che non sono necessariamente connessi al partito in qualche modo, come vengono valutati? Credo che questa sia una questione più per i tribunali, che credo che a un certo momento verrà fuori questo problema. Di segno opposto le critiche di chi considera la legge insufficiente e troppo lenta. Il Movimento 5 Stelle chiede di restituire anche i rimborsi degli anni passati. E Renato Brunetta, che aderisce a Forza Italia in polemica con il nuovo centrodestra, sostiene che il testo in esame al Senato, e bruciato dal decreto di ieri, sarebbe stato più rapido e incisivo. Si poteva abolire il finanziamento già a partire dall'anno prossimo. Restano da chiarire alcuni passaggi della legge individuati dall'economista della Bocconi, come quello generico che prevede rimborsi pubblici del 75% per i corsi di formazione istituiti dai partiti. Ed è stato sempre l'economista della Bocconi Perotti a fare anche un altro calcolo, il calcolo di quanto costa la politica regionale in Italia. Nel 2012 circa 1 miliardo di euro, più o meno 200.000 euro a consigliere all'anno. Quasi tutti i consigli regionali, lo sapete, sono finiti nel mirino della magistratura per inchieste legate alle spese illecite, alle spese non legate all'attività politica. E in Lombardia ieri la procura della Corte dei Conti ha calcolato il danno erariale legato all'inchiesta. Ci sono stati il libro Mignottocrazia comprato dalla Minetti, il pranzo di nozze della figlia del capogruppo leghista al Pirellone, le Red Bull del Trota, il SUV del Batman fiorito a Roma, le mutande verdi e gli scontrini ubiqui dei ristoranti di Cota in Piemonte, il servizio limousine del capogruppo PD in Emilia, il conto in banca parallelo del presidente del Consiglio regionale della Liguria, le Mont Blanc d'un consigliere sardo. È stato come un contagio giudiziario. Le inchieste hanno disvelato il sistema delle spese disinvolte della politica regionale, una mangiatoia. Adesso anche la magistratura contabile chiede conto dei rimborsi. La Corte dei Conti in Lombardia ha contestato il danno erariale e chiesto 500.000 euro a 8 ex consiglieri della regione. 4 del PDL e 4 della Lega che, secondo l'accusa, hanno dimostrato una mala gestio di denaro pubblico. Spese per bottiglie di vino, sigari, carne e saponi. In tutto finora la Corte dei Conti ha chiesto in Lombardia un risarcimento di 1,5 milioni di euro.
La Procura di Milano, dopo un anno, sta per chiudere l'inchiesta che ha travolto il Pirellone con una novantina di indagati bipartisan e uno zibaldone di scontrini malandrini. Cartucce da caccia, fuochi d'artificio, cioccolatini e addobbi floreali. I pubblici ministeri applicheranno un criterio ultragarantista. Richiesta di archiviazione per quelle spese che anche alla lontana possono avere una giustificazione politico-istituzionale, quindi anche le cene o le notti in albergo, i taxi, i biglietti del treno o dell'aereo, i francobolli, i computer, le stampanti o i telefonini. Rinvio a giudizio per le spese chiaramente personali. Le inchieste giudiziarie hanno portato al tracollo della legislatura regionale non solo in Lombardia, dove peraltro c'è stata una collezione di scandali, infiltrazioni dell''ndrangheta comprese. Nel Lazio la giunta di Renata Polverini è stata travolta dal caso Fiorito, già condannato dal Tribunale di Roma. L'ex sindaco di Anagni ha restituito in accordo con la Corte dei Conti oltre 1 milione di euro. Il prossimo tassello del domino potrebbe essere il Piemonte, dove in consiglio è finita a botte, dove un consigliere grillino ha manifestato sventolando un paio di mutande. I consiglieri del PD hanno già lasciato tutte le cariche istituzionali e annunciato le dimissioni collettive per il mese di febbraio. Il governatore Cota, indagato con una quarantina di consiglieri, per adesso resiste, ma l'inchiesta è molto avanti e i tabulati telefonici acquisiti dalla procura hanno rivelato le incongruenze delle sue note spese. Cota metteva scontrini stampati in un posto e secondo il telefono si trovava da tutt'altra parte. Un anno fa il governo Monti aveva imposto dei tagli ai politici regionali, tetto massimo per un consigliere senza altri incarichi di 11.000 euro lordi, rimborsi compresi. Ma in Piemonte e Veneto, ad esempio, è stato aggirato, riducendo l'indennità che è tassabile e aumentando la diaria che invece non è tassabile, o riducendo la penale per le assenze. Ieri gli arresti nella provincia di Trapani di 30 esponenti del clan del super latitante Matteo Messina Denaro. Tra gli arrestati ci sono anche alcuni familiari e tra loro c'è la sorella Patrizia, 43 anni, un piglio da boss. Nelle intercettazioni emerge proprio il fatto che la donna era molto determinata, molto avida di potere e di soldi, capace di gestire appunto i soldi e anche le estorsioni. E allora cerchiamo di capire più nel dettaglio come si è arrivati a questa importante operazione. La grande operazione congiunta che ieri in un sol colpo ha tolto all'italiano più ricercato i suoi puntelli più stabili è il frutto di un lavoro lento e silenzioso che le forze dell'ordine portano avanti da tempo. Nella caccia a Matteo Messina Denaro lo Stato ha investito risorse ingenti. Dal 2006, subito dopo la cattura di Provenzano, un gruppo di lavoro di 50 investigatori lavora stabilmente tra Trapani e Palermo con un unico scopo, prenderlo. Andando oltre ai fatti di ieri, gli arresti della sorella, del nipote, dei cugini, degli amici, in tutto 30 fedelissimi che gestiscono gli affari del capo e ne alimentano da 20 anni la latitanza, delinquendo anche loro, ecco un cugino del boss Mario Messina Denaro impegnato in un'estorsione, sono le intercettazioni telefoniche, ambientali e video a rivelare l'onnipotenza di Kiddu, quello, un dio per i suoi. La sorella minore Patrizia, la più intima, la più vicina a Matteo, è a colloquio col marito Vincenzo Panicola nel carcere di Trapani. Matteo Messina Denaro non viene mai nominato. Per alludere a lui, per chiedere come sta, Panicola si limita ad alzare gli occhi al cielo. Il tema qui è un prestanome di Messina Denaro, in galera da anni. L'imprenditore Pino Grigoli nel processo avrebbe reso dichiarazioni non gradite. Patrizia, se potesse, lo picchierebbe, ma teme che possa fare ulteriori danni, dunque chiarisce al marito. Per chi indaga una frase così emblematica, Patrizia è in continuo contatto col fratello, sa cosa vuole e per suo conto decide e ordina. Anche Giovanni e Rosa Sant'Angelo, zii materni di Messina Denaro, sanno che Kiddu tutto sa e tutto controlla. Lo informano, lo tengono informato, vedi che lui comanda tutto Palermo, tutta la Sicilia di Trapani, tutta la provincia. Rosa Sant'Angelo conosce perfettamente quanto costi mantenere una latitanza del genere. Sa che il nipote è costretto a muoversi continuamente, anche utilizzando aerei privati. Servono tanti soldi e vuole che il concetto sia chiaro alla figlia Giovanna. Quello deve camminare, Vannè, quello vola e senza soldi non può volare. Lo hai capito?
e la ricostruzione delle zone devastate dal passaggio del tifone Haiyan poco più di un mese fa nelle Filippine costerà 3 miliardi di dollari, lo ha dichiarato il presidente delle Filippine, ricordando anche i numeri drammatici di questa catastrofe, oltre 6.000 vittime, più di 4 milioni di senza tetto. Naturalmente ci sono ancora tantissime emergenze, soprattutto quella sanitaria, e poi gli aiuti che sono lenti secondo l'ONU, in molte zone hanno detto non sono ancora riusciti ad arrivare. E proprio a proposito di aiuti, anche l'Italia sta facendo la sua parte. Tra le macerie di Tacloban sventola una bandiera mal ridotta. Qualcuno ha già fatto l'albero di Natale. Le feste si avvicinano. Dal disastroso passaggio del tifone Haiyan è trascorso poco più di un mese. Per le strade c'è ancora l'odore della morte, così forte attorno alle fosse comuni che hanno legato i destini delle vittime senza nome. 6.000 sono quelle accertate, più di 1.700 persone risultano ancora disperse, i loro resti forse non si troveranno mai. 4 milioni sono ancora gli sfollati, almeno 500.000 di famiglie senza più una casa. Per la ricostruzione ci vorranno anni, dicono le autorità di Manila, ma il paese è ancora in piena emergenza, innanzitutto emergenza sanitaria che ha mobilitato governi e organizzazioni umanitarie. Avendo tutti i villaggi e compreso 6 isole totalmente distrutte, abbiamo pensato che il primo aiuto fosse quello di distribuire tende, ne abbiamo distribuite 3.000, fogli di plastica per poter riparare alcuni tetti di alcune case ancora esistenti, materiale da cucina e materiale igienico. È una lotta quotidiana per salvare delle vite, ora che tutto diventa più difficile perché le equip mediche arrivate per prime stanno lasciando il paese. A Tacloban, città simbolo del disastro, Medici Senza Frontiere utilizza anche un ospedale da campo gonfiabile già sperimentato in Pakistan, Haiti e in Siria, con un pronto soccorso, un reparto per le medicazioni di emergenza, 45 posti letto. Sembra una goccia nel mare, ma serve ad alleggerire il lavoro delle poche strutture sanitarie risparmiate dal ciclone. Il governo di Manila ha bisogno di programmi a lungo termine. Nel frattempo coordina gli aiuti che arrivano da tutto il mondo per far ripartire infrastrutture e servizi essenziali. La Croce Rossa ha mobilitato oltre 6.000 volontari per rimuovere detriti, distribuire kit sanitari. E l'Italia? Palazzo Chigi ha stanziato 1 milione di euro per rendere operativo un posto medico avanzato donato dalla Regione Marche. Un altro milione è stato messo a disposizione dalla Farnesina. Cifre a cui si aggiungono 300.000 euro destinati sempre dal Ministero degli Esteri alla FAO per il futuro sostegno del settore agricolo. Da 3 settimane l'aeronautica militare, in tandem con la nostra protezione civile, fa la spola tra le città più colpite come Giyan e Cebu per distribuire tende, acqua, viveri, vestiti e medicinali, operazioni di trasporto per realizzare i depuratori d'acqua di fondamentale importanza per scongiurare il diffondersi delle epidemie. Questa prima missione italiana è giunta ormai al termine. Da lunedì prossimo si torna a casa. Nel 2014 bisognerà ricostruire. La cooperazione italiana, in accordo con l'ambasciata a Manila, ha già previsto l'invio di materiali edili in alluminio e pannelli solari per realizzare almeno un villaggio Italia, con alloggi in grado di ospitare fino a 3.000 persone. E poi bisognerà fare i conti per capire quanto denaro sia stato raccolto da sottoscrizioni, raccolte fondi, campagne di sostegno, come quella rilanciata dalle 6 ONG, parte del Network Agire, iniziativa che andrà avanti fino a Natale. E in Spagna, un paese che ha vissuto momenti drammatici per via della crisi e della recessione e che adesso è in lenta ripresa, c'è una polemica legata al campione spagnolo di MotoGP Jorge Lorenzo. Sotto accusa c'è l'ostentazione del lusso e della ricchezza che Lorenzo ha condiviso su internet con tutti, un gesto che non è stato molto apprezzato. In Spagna è la polemica della settimana. Il paese ha vissuto sulla propria pelle il dramma umano degli indignados che per mesi hanno occupato le piazze delle maggiori città e mostrato al mondo il rovescio della medaglia della bolla speculativa scoppiata negli scorsi anni.
Ora che in Spagna sembra vicino il momento della ripresa dopo anni di crisi, opinionisti e popolo di internet si sono mobilitati su un argomento inconsueto, la hollywoodiana villa del pilota di moto Jorge Lorenzo. Le immagini girate fra piscine, idromassaggi e palestre private hanno innescato una vera e propria bomba mediatica. In molti hanno criticato questa ostentazione di ricchezza, che come spesso capita non si concilia troppo con il buon gusto. A sua difesa il compagno di team di Valentino Rossi ha spiegato che la megavilla alle porte di Barcellona è frutto di una vita trascorsa fin dalla più tenera età, tra circuiti, camper e, soprattutto nel suo caso, cliniche ortopediche. Senza sconfinare nel buonismo, si può perdonare l'ingenuità commessa dal pilota, che nel 2013 ha comodamente sorpassato in fatto di guadagni la soglia dei 10 milioni di euro. Ingenuità perché in origine quelle immagini non dovevano essere diffuse se non negli Stati Uniti. E peccato che sia stato lui stesso pochi giorni prima a definire i veri eroi i lavoratori che riescono ad arrivare a fine mese con uno stipendio basso, quelli che in Spagna vengono definiti mille euristas, e che magari di quei mille euro una parte spendono proprio per andare ad acclamare Lorenzo sulla tribuna. Le valutazioni cambiano poi se si considerano i rettilineo. Tutto il contrario rispetto ai pagatissimi attori del cinema, fatta eccezione per i protagonisti dei film d'azione, oppure i rapper americani. Le loro sono case da nababbi, ma il massimo pericolo che corrono sul lavoro è una distorsione alla caviglia. Tornando a Lorenzo, al suo ben ritiro, non potevano mancare auto e moto, un vezzo comune a molti suoi colleghi. Valentino Rossi, ad esempio, ha voluto piazzare all'ingresso della sua villa il vecchio Ape che utilizzava in autodromo. Dopo le disavventure fiscali di qualche anno fa, il 9 volte campione del mondo ha riportato la sua residenza in Italia, ma non gli è bastato per salvarsi dall'ironia ben poco natalizia degli scultori di San Gregorio Armeno. Un destino che qualche anno più tardi sembra essere toccato al suo compagno di team. E noi adesso ci fermiamo, c'è la pubblicità, tra poco. Bentornati in diretta, ma non ci sono aggiornamenti. Allora io vi ricordo come sempre il nostro sito tglasette.it. Questa sera alle 20 il nostro telegiornale TG Cronache torna domani alle 14. Buona giornata.